Carissimi telespettatori, buonasera, benvenuti e salute in forma. Grazie del consenso che ci date nel seguire questa trasmissione. So che ogni tanto vi lamentate che io mando delle repliche, ma non posso registrare tante trasmissioni nuove quante ne volete voi, però grazie anche del consenso perché l'auditel parla di 16.000 contatti nella nostra trasmissione a livelli più alti nella regione Emilia-Romagna. Merito è di questa Grande eh, comitato di redazione che comprende dei professionisti veramente bravi. E vale quello eh, il dottor Fabrizio Campi, eh, tradizione chirurgica della spalla importante, sì. ha lavorato con il dottor Porcellini per tanto tempo. Ma mi ha ricordato il dottor Baccarani, grande maestro di, di tanti chirurghi ortopedici della certo, Romagna. Certo. Giovanni Baccarani l'ho conosciuto alla fine degli anni Ottanta, primi anni 90, quando era ancora riccione all'epoca, conobili anche Giuseppe Porcellini, con il quale poi ho collaborato 24 anni, come hai ricordato. E adesso e... sei negli ospedali, tra le tante tue certo. attività, sei negli ospedali privati, in poche parole Villa Serena, Villa Licea, di, di Forlì. E eh, praticamente abbiamo eh, questa focalizzazione, tu sei un ortopedico tutto tondo perché stando con Baccarani hai, hai fatto di tutto, certo. come ha fatto Francesco Lioi, come ha fatto Porcellini, certo. tutta la bella tradizione, la bella scuola che ha fatto Baccarani a Forlì, eh, però a un certo punto la vocazione spalla, perché? Intanto eh, lì devo ricordare anche eh, ovviamente Giuseppe Porcellini, perché Giovanni Baccarani, eh, nelle sue tante intuizioni, ebbe anche l'intuizione, ai primi anni 90, a Riccione, di indirizzare eh, i vari suoi aiuti. Verso una patologia precisa, verso un distretto anatomico preciso. Io lì stavo finendo la mia, le mie questioni universitarie, iniziavo la scuola di specializzazione, eccetera, e con Giuseppe iniziamo appunto la chirurgia della spalla. Io, eh, forse lui aveva, parlo di Giovanni Baccarani, del dottor Baccarani, aveva più forse un'idea per me per la schiena all'epoca, però diciamo la la verve, no? le idee vulcaniche di Giuseppe Porcellini mi hanno poi assorbito, in fondo abbiamo un anno di differenza di età e quindi siamo cresciuti insieme e ci siamo aiutati a vicenda appunto in, nello studio di questa, di questa patologia, che, di questo distretto in particolare che non è mai stato molto considerato. Io, i grandi maestri dell'ortopedia italiana, dell'Istituto Ristori di Bologna, hanno sempre considerato la spalla. Eh, diciamo la tomba dell'ortopedico e quindi nessuno ci credeva tanto. È una cosa molto complessa perché biomeccanicamente molto complessa e quindi necessita e necessitava all'epoca ancora maggior, maggiormente di uno studio preciso. Perché dico all'epoca? Perché non avevamo ancora le conoscenze di oggi, poi con lo sviluppo per esempio delle tecniche endoscopiche come l'artroscopia siamo riusciti a visualizzare dinami dinamicamente. Eh, diciamo l'articolazione, vedere le patologie ancora più precise, fini con questi strumenti ottici che oggi poi pratichiamo e quindi con Giuseppe iniziamo l'artroscopia la, ancora mh, i primi anni 90, addirittura nel 92 facciamo la prima artroscopia da lì, migliaia e anche nello sportivo in particolare, per esempio mi mando il gesto del, del lancio, riuscivamo e riusciamo a vedere delle patologie che si sviluppano in nel movimento, quindi dinamicamente, e avendo una visione a 360 gradi. Sì, tra l'altro voglio dire, hai proprio citato lo sportivo, ma in genere se dovessimo estendere la figura dello sportivo ai lavori usuranti. Mentre la schiena può avere dei problemi posturali, può derivare dalla tua postura, può avere delle patologie eh, di carattere, diciamo così, eh, di verticalità, la spalla probabilmente, ma mi aiuti tu a dirmi, sì. eh, l'eziologia delle problematiche della spalla sono spesso dovute a problemi professionali. Sì, perché noi diciamo che siamo stati costruiti non per far lavorare le spalle come le facciamo lavorare. Il discorso della verticalità è un discorso molto corretto perché eh, diciamo nell'evoluzione noi siamo nati eh, per, diciamo, su, per stare su quattro zampe fondamentalmente, poi ci siamo evoluti, siamo stati, ci siamo messi in piedi e lì ci siamo rovinati le anche, la schiena, le ginocchia. E abbiamo avuto moroidi E anche quello, ovvio, abbiamo avuto anche quello. E abbiamo avuto i problemi alla spalla, perché? Perché se noi guardiamo una radiografia la spalla è sospesa fondamentalmente non è inserita come nel bacino quindi con una stabilità intrinseca è piuttosto, non dico instabile ma molto mobile ovviamente perché deve portare la cioè mano cioè non è una vera e propria articolazione non è una vera, è vera, beh è un'articolazione però è molto complessa sì, perché sì. è meccanicamente complessa ma ce ne sono cinque fondamentalmente che eh, racchiudono tutto il complesso del cingolo scapolare e quindi insomma alla fine ce n'è da lavorare però la spalla è sospesa Proprio per questa virtù della sospensione, intanto la sua stabilità è un gioco molto fine di tendini, capsula, muscoli, eccetera. E nello stesso tempo il peso dell'arto, io mimo questa, questa, eh, questa posizione perché questa è la testa dell'ombra e questa è la cuffia dei rotatori che è l'80% delle patologie che trattiamo, e diciamo viene spremuta verso il basso, quindi si schemizza l'inserzione negli anni eh, degenera. E quindi il lavoro, soprattutto il lavoro sopra la spalla, al di sopra della cintura anche se vogliamo, eh, porta a un'usura diciamo, di questi tendini. Piano piano c'è una lesione, questa lesione fa una piccola cricca che aumenta nel tempo e possiamo trovare lesioni molto importanti nelle persone diciamo, di età un po' più anziana. Ti posso citare una statistica che, eh, che recita che nel mondo il 25% delle persone sopra i 60 anni diciamo, hanno una lesione di tendini e sopra i 70 in genere, intorno al 50%, non è poco. Però queste sono persone che stanno bene, non hanno dolori, non vanno dal medico, questi sono studi diciamo, epidemiologici. Poi quando ci troviamo che un paziente intorno ai 70 anni ha una lesione di cuffia, che viene in ambulatorio, fa dottore, ha fatto un'ecografia o un tendine rotto, eccetera, ce lo aspettiamo, perché sappiamo che statisticamente uno su due ce l'ha. Normalmente stanno bene, tant'è che in, quelli, in questi pazienti noi poi lavoriamo con la ri riabilitazione in genere, non con la sì, chirurgia. Ma infatti, mh, la cosa, io poi, tra l'altro, eh, ne vedo per altri motivi dei vostri pazienti. Eh, mh, quello che mi è piaciuto della vostra equip, della vostra filosofia, è che l'intervento è l'ultima speme: certo. cioè, voi lavorate molto, fate lavorare molto sì. i fisioterapisti. Assolutamente. Cioè, sì. prima, in primus, voi tentate di tutto. Prima di aprire la spalla. Assolutamente sì, intanto per la difficoltà diciamo, del trattamento in sé, perché ripeto, è un complesso molto eh, articolato. Fra virgolette. E poi, eh, come dico sempre eh, come diciamo sempre, il chirurgo della spalla, un buon chirurgo della spalla, eh, mediamente opera circa non più del 10% dei pazienti che vede cioè il 90% lo tratta, lo risolve in genere il fisioterapista la il, 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 diciamo il sistema riabilitativo dove sono i fisioterapisti, i fisiatri eccetera e la cosa che noi abbiamo sempre fatto dall'inizio quindi parlo dei primi anni 90 è il lavoro in acqua per noi è molto importante perché lì non c'è la gravità si sfrutta la spinta idrostatica la piscina riabilitativa è una piscina calda, quindi rilassa, e si lavora all'interno senza la gravità e la spalla si riattiva appunto, senza, senza l'utilizzo di, di forze e di cose esterne. Questo per noi è molto importante e quando abbiamo iniziato a lavorare in piscina ovviamente abbiamo cambiato tutti anche i programmi riabilitativi e i nostri pazienti al 100% vanno in acqua, sia operati che no. Ecco, c'è un aspetto, ma eh, probabilmente lo trattiamo meglio nella seconda parte della trasmissione, che eh, diciamo, è talmente democratico che copre un po' tutte le età e sono le calcificazioni. Certo. Eh, io vedo dei giovani che hanno calcificazioni, delle persone di mezza età e persone anziane. Qual è la causa di questa calcificazione? Diciamo che ci sono molte teorie. E pochi fatti concreti, cioè abbiamo delle teorie eh, di diverso genere, sappiamo che sono patologie normalmente del giovane: le vere calcificazioni, quelle a nuvoletta, mentre ci sono quelle degenerative del paziente più anziano, ma lì eh, sono calcificazioni diverse e hanno anche trattamenti diversi, perché in genere la calcificazione è all'interno di un tendine, è il tendine. Diciamo viene sostituito il materiale, il tessuto elastico tendino viene sostituito da un tessuto rigido, in genere che si presenta in due forme: una eh, fluida, tipo mh, la chiamiamo formaggiosa, tipo dentifricio, e ce n'è una invece di tipo gessoso. E questi tipi di eh, calcificazioni creano un tessuto infiammatorio all'interno del tendine, macerano il tendine e creano dolore e eh, a volte anche un'impotenza funzionale. La cosa terribile delle calcificazioni è che a volte possono esplodere, cioè fuoriuscire dal tendine, riversarsi nella borsa sottoacromiale, creare una borsite chimica, una borsite dolorosissima, da gente piegata, non e in due dal dolore non eh, utilizzano antinfiammatori che non funzionano normalmente eccetera dove noi procediamo con altri, altri sistemi per cercare di alleviare ecco, il dolore Sistemi che vediamo nella seconda parte della trasmissione perché sì. mi interessa molto sì. eh, questo aspetto di terapia non chirurgica di fatto non, non, chirurgica, non però, del tutto chirurgica però locale, non però sistemi, locale e non sistematica certo. eh, A te Fabio Regia per un breve spazio pubblicitario quando parlate di lavaggio dei tempi.